Buongiorno, amici e amiche. Sono Giovanna. Mi avete fatto una domanda alla quale voglio rispondere. Mi avete chiesto come posso ottenere del vero e duraturo benessere con gli esercizi di Qigong o di Qigong. Allora, intanto Qi significa energia, soffio vitale, vitalità. Gong significa coltivare, governare, proteggere. Beh, noi con gli esercizi di Qigong, noi coltiviamo, proteggiamo e aumentiamo la nostra energia. Ma come? Tramite la concentrazione intanto della mente su un determinato movimento che viene associato alla respirazione, per cui la mente si armonizza con il corpo e l'anima. Mi spiego meglio. Quando siamo attenti, concentrati, consapevoli della nostra respirazione, associata al movimento corporeo e una determinata visualizzazione, beh, cosa succede? Come per magia, la mente si placa, si calma, sintonizzandosi con il corpo e l'anima. Bello, vero questo? E cioè, è una specie di meditazione che unifica, che unisce movimento, respiro e concentrazione mentale. Beh, questa unione permette al Qi, che è l'energia, di muoversi attraverso dei canali. Questi canali invisibili agli occhi, ma percepibili dal sesto o dal settimo senso? Vabbè, questi canali sono anche chiamati meridiani. E per cui, andando a fare questa combinazione di movimento associato alla respirazione, ma il movimento deve essere percepito prima dalla mente per fare il movimento insieme al corpo, con la respirazione, con la visualizzazione. Troppa roba? Quando sarete a fare degli esercizi di Qigong o di Qigong, all'inizio non verranno queste cose, all'inizio si faranno degli esercizi goffi e magari privi di concentrazione, perché comunque siamo concentrati sul movimento, su far bene il movimento, e quindi all'inizio ci vuole anche lì allenamento, come in tutte le cose. Comunque andiamo avanti. Dove siamo rimasti? Questa energia che circola nei meridiani. Cosa fa questa energia che circola nei meridiani? Si attiva, diventa più veloce e porta anche più ossigeno, perché la respirazione, noi la inspiriamo ossigeno in modo consapevole, lo mandiamo. Quest'aria non è che bisogna mandarla, ma va in questi meridiani invisibili. Che fa? Questa energia porta ossigeno al sangue, nutrendolo e rendendolo anche più fluido. E siccome il sangue nutre gli organi, ovviamente anche essi saranno nutriti e rinvigoriti, portando equilibrio all'intero organismo fisico, mentale e spirituale. Beh, ragazzi,
In Cina viene utilizzato da millenni come una tecnica di riabilitazione, come ginnastica medica. Noi non possiamo nemmeno dirle queste cose, possiamo dire ginnastica energetica. Altrimenti ci mettono in galera. Scherzo. Questa ginnastica energetica è ottima anche per le persone anziane. Sempre in Cina viene usato anche come elisir di lunga vita. Questo non significa che non si invecchia, che il corpo non invecchia. Il corpo comunque deve avere il suo percorso, perché comunque abbiamo un'energia ancestrale, un'energia che non è rinnovabile, per cui si invecchia. Altrimenti se avessero già trovato come ricaricare quell'energia che abbiamo, che ci viene donata dai nostri genitori, dall'universo al momento del concepimento, questa è un'altra storia, ne parleremo poi in un altro audio. Quindi questa tecnica di ginnastica energetica è ottima anche nelle persone anziane, come elisir di lunga vita. È un metodo di prevenzione delle malattie, ma è anche un metodo, lo dico tra virgolette, cura, perché qui non si può dire, ma in Cina viene usato come cura in caso di malattia, in caso che la malattia sia già entrata nel corpo. Ecco, questo Qigong viene usato anche come cura. È ovvio che non basta praticare il Qigong una volta a settimana, un'ora con l'insegnante, per far sì che tu possa rafforzarti la vista o possa uscire da una malattia. No, deve essere un esercizio quotidiano di crescita personale, di autodisciplina. Il Qigong è anche comunque uno stile di vita, e fa parte di uno dei metodi di lunga di elisir elisir di lunga vita, perché poi è ovvio che dobbiamo metterci l'alimentazione, il sonno, l'aspetto sessuale, la vita individuale, il riuscire a trovare un equilibrio fra lo yin e lo yang. E la prossima volta poi parleremo dello Yin e lo Yang. Con questo, ragazzi, vi saluto, e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale di Qigong Giovanna Ricco. Alla prossima e buona giornata. Oggi è lunedì 7 dicembre 2020. Un anno che ci ricorderemo tutti. Ciao!